Quest'anno il Trittico Lombardo, unificato in un'unica giornata tra Valli Varesine, Agostoni e Bernocchi, ne parliamo con Beppe Saroni che ne ha vinte in tutte e tre le prove ed è stato tra i quattro soli ciclisti che hanno vinto appunto tutte e tre le prove del Trittico. Partiamo dalla Trevalli Varesine. Qual è stata l'edizione più bella tra le quattro che ha vinto, di cui una nell'88, ben distante dalle altre? Ma guarda, le Trevalli sono tutte belle, perché intanto è una corsa importante, intanto era una delle tre premondiali più vicine al mondiale, quindi più importante e più valida, e poi perché le quattro che ho vinto ho battuto dei corridori comunque sempre di grande importanza. Tieni presente che la Trevalli era una premondiale in cui erano presenti tutti i migliori corridori a livello internazionale e tutte le migliori squadre nazionali perché preparavano il mondiale. Quindi vincere la Trevalli voleva dire essere protagonista al mondiale, non c'era, quindi era un banco di prova importante. E ne ho, tutte e quattro sono belle. La prima me la ricordo ancora, si arrivava in pista a Varese, tra l'altro pioveva e quindi abbiamo fatto la volata sulla pista di atletica, ma è stata bella perché ho battuto due compagni di squadra di Moser, Paccio Lualdi e Edwards, quindi non vorrei essere nei loro panni quando sono tornato in albergo, chissà le parole che hanno preso, quindi questa è stata simpatica, no, ma tutte sono state belle. L'ultima che ho vinto ho battuto un Guido Bontempi veramente che stava andando, era emergente, che poi tra l'altro ha vinto anche due o tre tappe al Tour, quindi un corridore, no, nel pieno della condizione, e mi sono guadagnato proprio in quella corsa la titolarità nella squadra nazionale per andare al mondiale. Ma è stata bella perché l'ho battuto proprio negli ultimi metri, proprio nel viale in salita di fianco allo stadio, quindi direi tutte belle. Invece della Bernocchi, ricorda? La Bernocchi, allora la Bernocchi in realtà è la corsa di casa mia, perché a Legnano, io sono di Paraviago, vivo a Paraviago, non sono mai riuscito a vincerla perché quando arrivava a Legnano ti trovavi sempre in qualche modo svantaggiato con dei corridori veloci che erano più svelti, un po' più fortunati. L'ho vinta due volte proprio perché in quelle due volte si arrivava in cima all'Onate Ceppino, quindi un percorso un po' più duro, un po' più selettivo, e poi quello strappo era un po' per me un trampolino di lancio e l'ho vinto due volte per distacco, diciamo così, li ho staccati proprio sullo strappo in Valle Orone, quindi anche lì bella e l'ho vinta per questo. Beh, l'Agostoni, per arrivare all'Agostoni, anche l'Agostoni era una bella corsa, si faceva tutte le salite e le salitelle, no, nella Brianza, e anche quella è una bella corsa, l'ho vinta una sola volta, però il mio orgoglio, ve lo devo dire qua, la Trevalli per me era la corsa più importante, lo devo dire. Quest'anno ho visto il percorso di lunedì della prova? Ho visto a grandi linee, ho visto che ovviamente per tutti questi problemi e questi motivi, diciamo che il Trittico viene radunato in una gara, ma direi che in questo momento non possiamo stare a guardare troppo, l'importante è che si ricominci a correre e si ricominci anche tra le prime corse a livello internazionale proprio nella nostra zona, e speriamo che la Trevalli porti fortuna a qualche nostro ragazzo. Previsioni non ne fa? È difficile perché il momento, tutti riprendono oggi, non sappiamo qual è la condizione dei vari corridori e non sappiamo dire neanche quali sono i corridori più in condizione o meno, li stiamo vedendo adesso, come sempre di incantevole. Sarà una bella interessante gara, proprio per questo. Interessante anche perché dovremmo vedere quali sono i corridori in ripresa dell'attività agonistica, quelli che sono più pronti.